di finanza pubblica rivolta agli enti locali è quello di rilanciare investimenti che in questi anni sono caduti in ragione delle regole assurde del patto di stabilità interna, che noi invece abbiamo il dovere di rilanciare come parte di un progetto più complessivo di rilancio dell'economia del nostro Paese. Questi, signor Presidente, sono i punti fondamentali della mozione che abbiamo presentato. Confidiamo in questo senso nell'attenzione e nella disponibilità al confronto che il Governo ha sempre dimostrato su questi temi. Grazie. La ringrazio, onorevole Misiani. A questo punto, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Il Governo intende intervenire o si riserva? Si riserva. Perfetto. Quindi il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. A questo punto dovremmo passare alla discussione generale della mozione sulle iniziative di competenza in ordine alla razionalizzazione delle rete degli uffici postali. Tuttavia, come convenuto nell'odierna riunione della conferenza dei presidenti di gruppo, la discussione generale di tale mozione, unitamente al seguito dell'esame già previsto a partire dalla seduta di domani, sono rinviati alla prossima settimana e quindi l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di ratifica già approvato dal Senato 2511, ratifica ed esecuzione del trattato tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale fatto a Roma il 7 ottobre 2010. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi di tale disegno di legge è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali e avverto che la Commissione Affari Esteri si intende autorizzata a riferire oralmente e quindi ha facoltà di intervenire il relatore onorevole Marazziti. Prego. Illustre Presidente, colleghi deputati, signor rappresentante del Governo, il disegno di legge al nostro esame, già approvato dal Senato il 2 luglio scorso, reca la ratifica e l'esecuzione del trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra l'Italia e la Repubblica Popolare Cinese, sottoscritto nell'ottobre 2011. La Commissione Esteri ne ha avviato l'esame l'8 gennaio 2015 e mi ha conferito il mandato a riferire a quest'Aula il 25 febbraio, dopo aver ricevuto i pareri favorevoli, senza condizioni, delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Bilancio e Finanze. Il trattato risponde all'esigenza di assicurare una veste giuridica cogente alle relazioni italo-cinesi in campo giudiziario, che trovano unica disciplina in un generico accordo di